Dunque, la serie di Potenze. Tra i teoremi della serie di Potenze, metto il guanto. Quindi rimaniamo nell'ambito della serie di Potenze. C'è un teorema detto teorema di Abel. Abel, il quale dice, vabbè, prendiamo in considerazione la nostra serie di potenze, quindi centrata in zero, del tipo quindi a n per x elevato ad n. Questa serie di potenze abbia un raggio di convergenza R appartenente a zero, quindi infinito, cioè trascuriamo la convergenza nel solo centro, in x0 uguale a 0, è ovvia nel suo centro, e trascuriamo anche la convergenza ovunque, per ogni x. Quindi prendiamo in considerazione un certo finito raggio di convergenza. Allora, se la serie converge anche in x uguale a r e rispettivamente in x uguale meno r, l'intervallo di convergenza intorno a 0 può includere o no anche i due estremi, appunto, più r e meno r. Ecco, se si verifica la convergenza anche qui, allora c'è una convergenza uniforme in ogni intervallo meno kr, meno rk, cioè fissiamo un k compreso strettamente tra 0 e r, escluso. Allora, se vado da meno k ad r, compreso, indico una parentesi quadra qui, tra meno k ed r, oppure, dualmente, da meno r a più k, compresi. Quindi se converge in x uguale a r o in x uguale a meno r, converge uniformemente in ogni tipo di sottointervallo. In particolare, se poi converge sia in più r sia in meno r, quindi per x uguale più o meno r, allora la convergenza è uniforme tra meno r ed r. Pertanto, questo è il teorema di Abel. Visto che resistiamo, andiamo avanti con alcuni altri teoremi. Un altro teorema è detto il teorema della radice o di Cauchy-Adamard. Cauchy, usiamo termini più aulici.
Per intenderci però si parla di teorema della radice che sfrutta un criterio delle serie numeriche, è evidente. Cioè consideriamo il semplice coefficiente della nostra serie di potenze. Questo corrisponde a una serie numerica e sappiamo che nella serie numerica, se la radice ennesima consideriamo del modulo a n, vale L, e questo L appartiene all'intervallo 0 più infinito, quindi notare anche il più infinito. Allora, il raggio di convergenza della serie di potenze R vale più infinito se L vale 0, perché 1 su 0 è infinito. 1 su L se L è compreso tra 0 e più infinito, escluso. 0 se L vale più infinito. Quindi in pratica il raggio di convergenza è l'inverso di questo limite. Ora, nelle serie numeriche abbiamo anche il criterio del rapporto. Il criterio del rapporto si chiama anche criterio di D'Alembert. Tale per cui se invece del limite della radice del modulo di n facciamo il limite del rapporto tra la n più 1 e la n in modulo, e questo vale L, di nuovo abbiamo il medesimo criterio sul raggio di convergenza che, ripetiamo, vale sempre 1 su L per entrambi i criteri. Osserviamo che se a n è una successione e se appunto il limite di questo modulo di rapporto vale L, allora anche la radice ennesima di a n vale L. In altri termini, il teorema della radice è più generale di quello del rapporto. Il primo è più generale. Un ultimo interessantissimo teorema è il teorema di derivazione termine a termine. Ovvero sì, abbiamo la nostra serie con il suo raggio di convergenza. Ecco, se deriviamo a n per x alla n rispetto a n, abbiamo una serie del tipo n, poi an, che è un termine costante, per x elevato a n-1. È ovvio che x alla n parte da n uguale a 0 e n-1 parte da n uguale a 1 per un banale cambio di variabile. E allora, qual è il raggio di convergenza di questa nuova serie? Quindi, se a questa serie è associato questo raggio di convergenza, anche la nuova serie ha raggio di convergenza R.
Interessantissimo. E si ha che preso un qualsiasi X appartenente appunto all'intervallo meno RR, se faccio la derivata della serie iniziale, questa è anche pari alla sommatoria delle derivate e quindi è possibile invertire l'operatore derivato con l'operatore differenziale. Peraltro, visto che c'è il teorema di derivazione, ci sarà pure un teorema di integrazione, nel quale potremmo scrivere che l'integrale tra 0 e un generico x della sommatoria per n che va da 0 a infinito di an t la n in dt vale la sommatoria dell'integrale tra 0 e x. Quindi abbiamo che anche la serie, chiamiamola integrale, degli 1 su n più 1 a n x alla n più 1 ha come raggio di convergenza R.